Fabio Mauri qui con noi dopo aver attraversato la frontiera del Cile con le sue due ruote motrici, questo ci teniamo a sottolinearlo, perché certo. Camper fantastico, meraviglioso, dove trovano alloggio i piloti che, ahimè, non sono ancora arrivati, certo, ma che aspettiamo sicuramente molto presto. Come ti stai trovando? Bene, benissimo, sto rivivendo la mia Dakar, perché gli stessi posti, stessi bivacchi, e poi ho visto le bellissime montagne che non avevo visto in gara, perché ero impegnato in gara. Oggi mi sono proprio divertito. Ti se le sei godute, come si dice. Pensa domani che andiamo verso il mare, che saliamo Antofagasta, le foche, che meraviglia. Bellissimo, ho fatto stupendo. Un sacco di foto. Ma che ti fanno fare tutto il giorno, a parte guidare? Mi chiamano sempre. Ieri sera ho detto basta, vado a dormire alla luna di notte. Ti vogliono far lavorare a tutti i costi? Tutti che mi chiamano. Scusa, ma tu fai la sciura Maria, nel senso che metti anche a posto il camper, vero? Certo. È per forza. Una spazzatina qua e là, la polvere su e giù, rifai anche il letto. Sì, a Catanese si alza e non lo rifà il letto, lo farò io. Aia! Lo viziamo questo ragazzo, la stiamo viziando. Sì. E adesso hai un nuovo a bordo? Abbiamo un ospite. Perché ho saputo che sei molto conteso, cioè tutti vogliono salire con te. Sì. Chissà come mai. Il mezzo, promette. È nato per questo, e è indovinato, e sono proprio contento. Bravo. Mi piace anche ai miei amici. Bene, esatto, e questo l'abbiamo visto. Vuoi salutare qualcuno a casa? No, tutto a posto. Sto bene. Mi conosce, lo so già. Benissimo, ciao, grazie. Ciao.